Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata salata con stracchino, speck e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la base, farina di tipo 00, burro, uova, sale e lievito istantaneo per torte salate. Per la farcia, stracchino, speck, zucchine tagliate a cubetti, parmigiano, olio evo, aglio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale il burro, la farina, le uova, il sale e il lievito ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettere l'olio e l'aglio ed azionare il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le zucchine, il pepe, il sale ed azionare il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Mettere da parte in una ciotola. Aggiungere lo stracchino. Ed amalgamare bene. Ed il parmigiano. Ed amalgamare. Riprendere la frolla dal frigo. Abbiamo preso 3/4 della frolla, la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Posizionare in uno stampo per crostate da 26 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere lo speck, e le zucchine. E livellare bene. Sbriciolare il resto della frolla sulla superficie. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-35 minuti circa. La sbriciolata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Sbriciolata salata con stracchino, speck e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!